E rieccoci qui su Dark Souls 2 col nostro simpatico Giampierino, pronti per cominciare la nostra avventura da qui sotto. Ah, che cassa pesante che ho appena aperto. Moneta arrugginita, bello trovare le monete arrugginite dentro le casse, dai. Ah, di qui. Con una porta chiusa con un doppio cancello. E che forza che ci vuole per tirare queste leve, aprire queste porte con una lentezza che hanno dell'incredibile. E che ce la fai? Ok. Stiamo rotolando perché veramente, se no ci mettono 7 anni per muoversi. Allora, qua c'è la strada, ma noi non pigliamo mai dalla strada e prendiamo da qui. Ah, stavo cadendo. Apri forziere. E voilà, un'effigie umana. E via per il sal... Toh. Non dico niente che è meglio. Tra l'altro, visto che sono morto come un pirla, giusto, vi posso far vedere quanto è bello adesso Giampierino dopo che è morto. Tadan! Mamma mia, sei proprio brutto. E ogni volta che moriamo, a parte che scala la vita, come potete vedere, ma diventiamo sempre più brutti. Questo è veramente bello da sapere, grazie a Dark Souls 2, perché ci vuoi rendere più brutti di quanto non lo siamo già. Però mi sono spariti i miei occhi verdi, dai. Adesso faccio veramente... Sono ammuffito. Mi sono ammuffito, dai. Che schifo. Perché non ci passa se... Guarda! Ma perché deve salire tutto il cancello? E me lo conta come se io stessi passando all'impiedi. Non ha senso. Vabbè. Sono morto qua con 410 anime. Vuoi farlo il salto adesso? Grazie. Osso di ritorno, anima di non morto perduto. E noi prendiamo da questa cascatina. Oh madre. E lui non si può battere per ora. Quindi facciamogli il giro alla larga, perché se questo qua si incazza mi mangia vivo. Tu non mi devi calcolare. Io non esisto per te, tu non esisti per me. Sono spaventato, pensavo mi avesse visto. Ok. Quella. Senza uno scudo è completamente brutto giocare, mamma mia. Ancora più difficile. Grazie Dark Souls 2. Grazie. Accendiamo il falò. Mi siedo oppure... Sì, siediti, va che è meglio. C'è l'arciere che qua le frecce le tirano di prevade tutti quanti. Veramente, fa veramente schifo da questa cosa. Che tu sei in un posto e l'arciere mira da un'altra parte, però ti piglia lo stesso. E le frecce curvano anche, come è giusto che sia, no? Curvano verso di te quando le tiri. Tanto guarda come impugna la spada, fa morire dalle risate. Tutta storta. Sembra un tergicristallo. Qua è pieno di gente che si anima. Infatti bisogna fare molta attenzione. Questa cosa nel Dark Souls 2 versione standard non c'era. E tutti questi nemici che si alzano quando cammini, no. Erano molti di meno. No, dai, me la sono fatta tirare in testa però. No. Non ti parare. Senti, guarda, io mi tracanno una fiaschetta adesso. Spada dritta spezzata, grazie. Sì, dai. Copre leggermente, ma almeno... Oh, almeno è uno scudo, guarda. È meglio di niente. Meglio stare con uno scudo che combattere a due mani e farsi colpire da tutti, facendosi togliere più vita. Noi saliamo di qua. Perché quello che quel bombarolo lì sopra dà veramente fastidio, proprio da... Aia! Guarda. Opla! Cadiamo giù dalla scala. Aspetta, questo qua mi tira le bombe, se no... Ehi! Aia! Bello che l'avevo predetto che mi tirava le bombe, eh? Spada corta, anima di non morto. Senti, tracanniamoci anche la seconda fiaschetta. Tanto... Ho comunque 12 gemme vitali. Ma è morto questo tutto rigido, guarda. Mamma mia. Che rigidume che aveva nel suo corpo. No. Aia. Aia. No. No. No.
Eccolo lì. Prima lui, poi tu. Almeno li ammazzo con due colpi. Coltello da lancio. Devo fare forza così, dai. Dardo di legno. Aspetta. Un bel backstab. Zaccate. Bellissimo. In testa così impari. Aspetta. Porca miseria. Se quella spada fa male. No! Spacca una gemma vitale e prenditi vita. Ma peraltro come fa rompendo la gemma vitale a recuperare punti vita? Io non l'ho mai capito, però va bene, dai. Ci sono cose che non bisogna chiedere, perché è meglio così. Tu ti devi avvicinare qua perché sennò il bombarolo folle lì sopra si diverte con me. Santo Dio. Santo Dio. E loro sono. Ma. Aia, guarda come ci muoio facendo sti errori. Rompi una gemma vitale, va. Allora, di qua andiamo da questo lato che c'è un oggetto. Quella. Ci hai provato, eh? Questo qui in Dark Souls 2 normale era seduto lì per terra. Appena tu prendevi l'oggetto, lui si animava. Invece adesso, per renderlo ancora più disonesto, cosa fanno? Lo fanno trovare già in piedi. Che bello, no? Oh, un altro fallò. Con una statua di una signora che mi dice: dai, siediti, per favore. Anche una signora che ha bisogno di parlare. Allora, tu mi dovresti vendere, se ce l'hai, questa, una bomba e questa chiave. Dopo vi spiego la chiave del fabbro cosa serve. Poi non mi serve altro. Beh, parlo con te perché è giusto parlare. Ok, diciamo che ho portato avanti la sua quest, possiamo dire questo, sì, dai. Ora saliamo su di qui perché ci sono cose importanti da fare. Siccome questa porta, guarda, è proprio intatta e non si apre spostandola, la rompiamo noi per passare. Non si vede niente, però al buio. Il buio è diventato buio e forse anche un po' troppo buio. Frammento di titanite. Accetta gemma vitale. Oh, importante trovare anche le gemme vitali, guarda. Elmo del soldato vuoto. Non so se metterglielo oppure no. Bellissima aprire le porte dando le testate, dai. No, 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 aspetta, aspetta. Sto aprendo una cassa. Grazie, muori. Pietra bianca, piccola, gemma vitale radiosa. Qui. Aspetta, ok. Allora, tu che sei messo lì che dormi, non mi fai. Non mi rendi tanto sicuro, quindi t'ammazzo. Il signore con l'alabarda ti ammazza la madre. E muori, dai. Attraversa il solito nebbiume. Ma se io provo a mettessi l'elmo. Ma che sono bello, dai. Con quest'elmo tutto rovinato. Cosa vuoi vuoi mettere, dai. Prima io esploro qui. Quindi devo fare così. Prendiamo questo oggetto qui, una torcia, molto utile. Le torce sono veramente utili. Quando le usi in quei 4-5 posti, le usi per molto tempo. Quindi. Ma levati. No, 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 no. Muorici. Spappola una gemma adesso e saliamo su. Noi saliamo su, aia! Il culo, un dardo mi ha tirato. Adesso un tranquillante cado per terra e mi addormento. Oh no, dai, questi qua sono fastidiosi. Questo qui con lo scudo è veramente rompiscatole. Che quando poi si para, ti fa rimbalzare. Scusate, cos'è la giornata degli arcieri oggi? Veramente? A 3 a 3 mi tirano le frecce, oh. A tu. Aia, tu muori. Guarda, è pieno di arcieri qua, ma cos'è diventato? Salta! Vaffanculo però. Io non ho parole. Io non ho parole. Va bene, dai, ritorniamo di nuovo lì. Guarda, guarda, guarda che cado di sotto. Cosa sta facendo quello? È come un salame cade di sotto. Droppa? No, non droppa.
Fai sto benedetto salto. Oh, stavo cadendo dall'altro lato però. Alla carica e non è vero. Maria. Non è. Ma si sì, è morto quello che mi lancia la palla, ok. Effigie umana. È un simpatico signore con cui parlare, però prima aspetta. Andiamo a parlare con questo signorotto, poi dopo vi racconto. Ok, praticamente lui è un cartografo che ha la residenza a Majule, però la stava disegnando per terra, contento lui, e mi ha dato la chiave della sua villa a Majula. Tu levati di mezzo che non ho più tempo da perdere con voi. Evviva, sono tornato dalla radice qua, enorme. Guarda, il tartarugone! Ciao, tartarugo! Qua. Questi qua sono esplosivi, dai. Però mi devo togliere! Non è neanche morto. Io ho rischiato di cadere di sotto e lui non è neanche morto. E allora fai esplodere anche questi. Cosa stai facendo? Bravissimo. 10 su 10 per la tua intelligenza, dai. Questo te lo devo concedere. Allora, io devo equipaggiarmi una cosa molto importante adesso. Perché è utilissimo da fare. Mi accorcio tanta strada. Devo prendere e tirare una bomba lì sopra. Cretino. Però sono anche cretino, dai, questo lo posso ammettere. Che ho appena fatto una stronzata e mi sono fatto danno da solo. Riposati al falò. Riposati al falò. Allora, ritorniamo di nuovo qui, perché ci sono delle robe da fare, però aspetta. Ah no, prima fammi togliere questo che mi insegue, se no. Venga qui. Aia. Ok. Uno, due, tre. E no, dai, per uno. No. Che cazzo. E tre. Yes. No, sali di corsa. Devo buttare di sotto lui intanto. Salve, ce la giochiamo noi due. Stai calmo, stai molto calmo. Ok, 73 io ho fatto. Buono, dai. Altri 73. Vai che entro domani mattina ti ammazzo. Che schivata al pelo. Ma chi sono io? Ma aia! Che cosa? Questo perché mi vanto di fare le schivate. Mizzica, cretino, non ti devi parare mai con lui. 135 con due colpi. Pi. Bravo, dai un colpo extra. Uno, due. Gemmina vitale. Non gli ho tolto niente ancora. Aia! Santo Dio, che male! Come ti ammazzo in qualche In modo? modo ti devo ammazzare io a te, tu lo sai, è vero? No! No! Mamma mia! Mi sono sentito morire per un secondo. Gli ho tolto quasi un quarto di vita. Quasi. Stai buono, stai. Cazzo, lisciato. No. Aspetta. Ok. Che poi mi sono parato inutilmente perché se mi davo un colpo mi toglieva metà vita e tutta la stamina. Aspetta. Aspetta. Ok, vai. Ottima schivata. No, no, aia. Che cazzo però. Sì. Ma guarda. Tutto perché mi sono fatto prendere. E niente, sono morto per l'ennesima volta. Guarda, vado a prendere due robe lì sopra e poi torno a Majula. Perché c'ho un sacco di anime. La maledizione è inutile in questo gioco. Si può dire. Merda. Per morire e perdere 3000 anime, guarda. Vaffanculo, 3000 anime ho perso. 3000 anime ho perso. E ci fermiamo qua. E dal prossimo episodio proseguiremo per quella strada.